Dame i gospodo, iznimno mi se drago pozdraviti večeras u 18 sati, treći put u Zagrebu, nakon jučerašnjeg otvaranja u Splitu, s nama su jedan od najpoznatijih spisateljskih svjetskih parova, književne zvijezde, Rita Monaldi i Francesco Sorti. Poznati su naši publici po brojnim romanima, od Imprimatura Secretuma, o Atu Melaniju i tako dalje, zatim o seriji o Salaju, naravno, međutim, ovdje ćemo ih predstaviti sa jednim sasvim drugačijim romanom koji se bavi 20. stoljećem, fašizmom u Italiji, Malaparte smrt kao ja. Promociju će voditi književnik, kolumnist, prevoditelj, čovjek ogromnog znanja, nogometni znalac, Sinan Guđević. Simultani prijevod, dakle na prvom kanalu hrvatski, na drugom talijanski jezik, Erika Koparčić, molim vas jedan pjesak za Eriku. I pjesak za prevoditeljice, bez kojih ne bi bilo ove knjige, Ana Biloš koja je negdje u publici i Draganu Budanko koja je u Briselu pa nije mogla biti ovdje. Hvala vam. A ja prepuštam riječ Sinan, hvala vam. Čujemo se ga. Ovako, sad ću odmah preći na pitanja. Rečeno mi je da 10 pitanja mogu postaviti, a pošto su moja pitanja dugačka, onda ću ih odmah ću ih izgovoriti. Služit se ovim papirom jer nisam došao nepripremljen, pa se nadam da ću sve to uspjeti do 7 sati kako nam je rečeno. Dakle, Rita Monaldi, Francesco Sorti. Među piscima koji su boravili na Capriju, glavnom mjestu radnje vaše knjige, spomenuli ste i Alberta Moraviju. On je za vrijeme socijalističke Jugoslavije bio jedan od jako čitanih pisaca. Bio je jedan od onih pisaca kome su izlazila i sabrana djela. S nestankom Jugoslavije nestalo je i izdavačkog poduhvata sabranih djela. Vas dvoje ste međutim autori za koje se može reći da u današnjoj Hrvatskoj imate sabrana djela. Po tome ste rijedak primjer. Čudnom igrom sudbine vaš izdavač se zove Fraktura, što baš nije za preporučiti, ali pokazalo se da je direktor Seid sa suprugom Sibilom načinio ozbiljan projekt. Prevodi vaših knjiga se u Zagrebu objavljuju skoro in tempo reale. Kako se vi osjećate u statusu nasljednika Alberta Moravije? Ma non vorremmo essere eredi di Alberto Moravia quanto alla virtù della gratitudine, in quanto Alberto Moravia fu molto ingrato verso Curzio Malaparte. Ne ha sempre parlato male, malgrado Curzio Malaparte, quando Alberto Moravia perse il lavoro perché, e nessuno glielo dava più perché era ebreo, a causa delle leggi razziali sotto il fascismo, Malaparte fu l'unico a dargli un posto nella sua rivista Prospettive. Ma poi nel dopoguerra, quando tutti accusavano Malaparte di essere stato fascista e tutti erano molto attenti a farsi, diciamo, ribattezzare al fonte battesimale comunista, Moravia dimenticò questo grande favore che gli aveva fatto Malaparte
e si schierò con i suoi nemici. Quindi ecco, da questo punto di vista non vogliamo sentirci eredi di Moravia. Noi siamo grati anzi a Malaparte per averci così tanto ispirati a scrivere questo libro, per averlo scritto quasi un po', diciamo, con noi. Un'altra cosa che volevo dire per rispondere alla sua domanda, per noi è particolarmente importante poter avere tutti i nostri libri pubblicati, tradotti con uno stesso editore, perché questo, diciamo, è banale, fa sempre piacere che tutti i libri vengano tradotti, ma nel nostro caso per noi è particolarmente importante perché tutti i nostri libri insieme fanno un discorso unitario. Si tratta di un discorso che noi vogliamo fare con il lettore, anche dove i libri sembrano molto diversi uno dall'altro, in realtà dietro c'è un discorso che li comprende tutti, e per questo siamo molto grati anche a Senza Dare, che c'è a Fractura, di consentirci di fare con i lettori croati questo discorso. Hvala. Drugo pitanje. Na početku knjige, vaše knjige, Malaparte, Smrt kao ja ili Smrt poput mene, stoji spisak lica, dramatis persona. Vaša knjiga, međutim, nije drama u onoj formi kako smo naučili da neki tekst pripada u književnu vrstu drame. Kojoj književnoj vrsti pripada ova knjiga, koju ljudi masovno zovu romanom? Je li ona samo roman ili je autobiografija pisana u četiri ruke, od kojih nijedna nije ruka onoga čija je autobiografija? Ili je to meta autobiografija pisana u šest ruku, vaše četiri i dvije Malapartove? Esatto, ho già risposto alla sua stessa domanda, e come avevo anticipato prima è sicuramente un'autobiografia postuma di Curzio Malaparte, scritta a sei mani. Ci siamo sentiti più che autori di questo libro, amministratori di questo libro, perché Curzio Malaparte non era solo uno scrittore, è stato anche un grande protagonista del suo Novecento. Pirandello diceva che la vita la si scrive o la si vive, e Malaparte è uno dei pochi scrittori che la vita l'ha vissuta oltre che scritta. E Malaparte ha composto con le sue stesse mani il mosaico della sua vita, ma mancava la fine. Lui ebbe una agonia molto lunga, morì piuttosto giovane, scoperse all'età oltre 55 anni di avere un tumore ai polmoni che nel giro di un paio d'anni poi lo ha portato sul letto di morte. È stato ricoverato in una clinica romana, la Sanatrix, dove è stato alcuni mesi. E la sua lunga e cosciente agonia ha dato molta stoffa agli articoli di giornale. C'era addirittura un cronista di un quotidiano che piantonava la sua stanza per fare un reportage ora per ora della morte di Curzio Malaparte. Ci sono anche foto di lui in questo letto d'ospedale. È stato visitato da moltissime persone, e tutto questo ci ha lasciato indizi, tracce di una grande sterzata esistenziale di Malaparte sul suo letto di morte. E c'è chi dice che si sia convertito e fatto battezzare. C'è chi dice che in realtà sia diventato comunista, e Togliatti gli portò la tessera del Partito Comunista, ma la parte che tanto aveva compiuto di bene e anche di male nella sua vita, aveva testimoniato il falso nel delitto Matteotti, un famoso delitto politico in Italia, aveva tradito più volte, aveva tradito politicamente, aveva tradito le sue donne, qualcuna si è anche suicidata per lui,
lui tira le fila di tutta questa esistenza che già di per sé è un romanzo su questo letto di morte, ma il risultato non lo conosciamo. E quindi abbiamo cercato da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del letto di morte, di rivisitare tutta la vita di Malaparte con il massimo rispetto per Curzio Malaparte, e speriamo di essere riusciti ad avvicinarci alla verità. Posso andare alla terza domanda? Sì, prego. Allora, Kurt Erich Zuckert, Curzio Malaparte, jedinstvena pojava talijanske kulture i političke scene. Fašista od prvog dana fašizma, učesnik marša na Rim, a onda protivnik Mussolinija i Hitlera, kažnjenik i zatočenik na Liparima, koga je zet Mussolinijev Galeazzo Ciano sačuvao težih posljedica. Imate li da nam kažete nešto usmeno što niste rekli napismeno u knjizi čiji je protagonista i suautor Curzio Malaparte? Ma soprattutto il motivo per cui abbiamo scelto di concentrarci su Malaparte. Avevamo già da tempo pensato di scrivere un romanzo il cui protagonista sia uno scrittore. Era un tema che ci affascinava, forse perché scrivendo in due ci siamo sempre molto interrogati sul mistero della nascita della scrittura, di come nasce la scrittura e anche per quali motivi poi vale la pena scrivere, che cosa dà, dà senso alla scrittura. Malaparte era un caso straordinario, perché era un grande scrittore, su questo siamo tutti d'accordo, ma poi era tante cose, era un intellettuale di livello europeo, poliglotta, cinico, ma con anche un suo senso morale, una sua forte interiorità, non era solamente uno spregiudicato manipolatore. Era un grande giornalista, era un bravissimo fotografo, è stato anche architetto, la sua famosa villa a Capri l'ha disegnata lui ed è una delle ville più famose dell'architettura degli anni 30-40. È stato un grande donnaiolo, è stato un uomo perennemente al centro di polemiche. Ogni volta che qualcuno lo offendeva, lui lo sfidava a duello con la sciabola, e pare che non abbia perso neanche un duello, quindi un personaggio al di là del romanzesco. Lui stesso, anche editore con la sua rivista Prospettive, che fu una delle riviste di maggiore qualità, riviste letterarie, intellettuali, di maggiore qualità degli anni 30 e 40, fu il primo a pubblicare in Italia testi, di Joyce, di Apollinaire, di scrittori poi che avrebbero lasciato una traccia profonda nella cultura europea anche degli anni successivi. Fascista della prima ora, come ha detto lei, e poi dopo la guerra invece con una conversione a 180 gradi, invece ospitato tra gli intellettuali comunisti reclutati da Togliatti, però poi in punto di morte passa sotto la protezione, l'attenzione di un famoso gesuita, padre Virginio Rotondi. Ma la parte di educazione probabilmente era solamente protestante, perché il padre era tedesco, il suo vero nome era Zuckert, infatti, ma la parte era un nome letterario che lui si era scelto, e alla fine si dice addirittura pare che si sia convertito al cattolicesimo, che si sia comunicato in punto di morte. Come sono andate veramente le cose non lo sappiamo, di sicuro però, come diceva Rita prima,
Questo avventuriero che ha, diciamo, è un po' passato con gli scarponi sopra tantissime persone, sicuramente ha tradito, manipolato, mentito, e alla fine ha una grande crisi di coscienza. La grande sorpresa della vita di quest'uomo che sembrava non avere nessun tipo di problemi morali, invece alla fine il problema morale c'è e come. E quindi da questo mistero, cioè da che cosa possa succedere nel cuore di un uomo di questo genere, così ricco, così complesso, nasce il progetto di questo romanzo. Va detto che Malaparte era un intellettuale europeo, in che senso? Nel senso che noi speriamo di averlo in qualche modo fatto respirare nel nostro libro. Lui aveva già negli anni, alla fine degli anni 40, a metà degli anni 40, capito la crisi in cui è entrata l'Europa, per cui lui rappresenta la crisi, la distruzione dell'Europa, ma soffre, cioè lui non l'accetta. Così come noi crediamo che, essendo l'Europa la culla del mondo, l'Europa che va dai Balcani alla Spagna fino alla Scandinavia, perché questa è l'Europa che lui ha percorso poi e la conosceva tutta molto bene, ecco, questa Europa in realtà va da difesa, per cui lui riesce a infondere nei suoi libri questo senso di profonda amarezza per il destino della nostra Europa, della nostra casa comune. E questo era anche una cosa che ci stava molto a cuore e che ovviamente tutti i paesi come l'Italia, come la Croazia e come altri che nella seconda guerra mondiale hanno avuto una svolta decisiva per il loro futuro, è un tema che, diciamo, sarà sempre attuale. Grazie. Isole Lipari, su mjesto konfinacije mnogih pobunjenika. Njemački historičar Robert Pöhlmann u svojoj knjizi Povijest antičkog komunizma i socijalizma tvrdi, pozivajući se na Diodora Sikula, da je na tom arhipelagu u Tirenskom moru bila prva komunistička država na svijetu, i to još u 6. stoljeću prije naše ere. U antičko doba komunizam, 27 stoljeća kasnije logor, zatvor. Svijet je dinamičan, čak i kad je rasut u moru. Slažite li se? Sì, sicuramente. Diodoro Siculo è uno di quei quegli storici un po' come Strabone, che quando danno notizie anche geografiche... lui lo dice, chiedo scusa, anche lui lo dice, lo Strabone, no, la stessa cosa, parlavo in generale, da Strabone case, to prostite. A Strabone riferisce la stessa cosa? Riferisce la stessa cosa in linea di principio. No, ci siamo occupati in altri nostri libri di, diciamo, della storiografia classica, e ecco, certe volte, come si dice in italiano, questi storici vanno presi un po' con le molle, con le pinze, perché raccontano tante cose molto divertenti, però a volte c'è da dubitare parecchio. Se uno pensa per esempio alle famose leggi di Licurgo dell'antica Grecia, lì bisogna avere molta fiducia in questi storici. Ne racconto solo una. Per esempio Licurgo diceva che a un certo punto si dice che Licurgo, nella tradizione storica greca, avesse istituito una serie di leggi, e tra queste ce n'erano alcune veramente assurde. Per esempio, che a un certo punto era obbligatorio usare monete di ferro grandi come una pizza, e per cui per andare al mercato bisognava portare una carriola, oppure che era proibito ai falegnami usare la sega e il martello, quindi dovevano usare per costruire le case una serie di strumenti complicatissimi. Ecco, la storiografia antica va sempre un po' presa con cautela.
Però ecco, sicuramente Liberi è importante perché è un luogo simbolico del fascismo, della storia del nostro paese, e ci sono andate a finire parecchie persone che poi, diciamo, alcune sono state schiacciate dal fascismo, altre come Malaparte invece sono rinate. Malaparte tra l'altro inizia a Lipari a tradurre una poetessa americana, Emily Dickinson, che è molto importante in questo libro perché poi per chi lo legge vedrà che ha un filone del romanzo molto importante. E quindi e poi conosce lì il suo famoso cane Febo, che è un cane che lui ha avuto nella realtà, era un randagio. Nelle isole del Mediterraneo c'è una razza di cane particolare che si chiama Cirneco dell'Etna. L'Etna è il famoso vulcano che si trova nel meridione d'Italia, e è una razza molto, molto intelligente, molto simpatica, e quindi a Lipari iniziano due cose molto importanti per Malaparte: il suo cane preferito e le traduzioni da Emily Dickinson. E i cani per Malaparte, tanto per capire il personaggio, questo dandy piuttosto molto curioso, i cani in definitiva per Malaparte erano la cosa più importante, erano più importanti i cani degli uomini e delle donne per lui, erano di questi proprietari di cani che sono completamente fissati con il loro animale, per cui quando lui partiva spediva le cartoline al suo cane, oppure quando era con lui si denudava e mangiavano insieme la carne cruda dal piatto per terra. Quindi Lipari è molto importante nella geografia di Malaparte. Hvala, ja imam još jedno pitanje na koje ste možda odgovorili. Dakle, uz lik Malaparte, a u svojoj knjizi ste dali važnu ulogu i njegovom psu, Febu, sicilijanskom hrtu. To je pas koji ne govori, ali razumije i izvršava zadatke. Negdje u sredini knjige u poglavlju Krv kao ja imate enfatički katalog životinja. Pse, konje, ovce, kamile, ptice, mule. Meni je žao što psi ne mogu čitati vašu knjigu. Je li vama žao što životinje ne mogu čitati vašu knjigu? Ma soprattutto ci dispiace che Febo non abbia potuto leggere le bellissime pagine che Curzio Malaparte gli ha dedicato. Sono pagine meravigliose che... sì, certo, nei suoi libri, certo. Non sulle bistecche di carne. Sì. E sono pagine molto molto belle che noi abbiamo cercato di imitare proprio nel cuore, non solo nello stile. Il nostro Febo, del nostro Curzio Malaparte, è un po' l'alter ego saggio del suo padrone. È un po', tutto ciò a cui Malaparte ha voluto rinunciare in termini di responsabilità e di saggezza, è stato riassunto, è stato distillato nel suo cane come in una sorta di mondo all'incontrario, per cui il cane che lo rimprovera con lo sguardo, il cane che procede dietro Malaparte fiero, il cane che lo comprende anche quando nessuno lo comprende più, è più solamente di un cane. Hvala vam. Nisu samo životinje predmet vašega divljenja. To su u vašoj knjizi i biljke. U poglavlju gdje opisujete mučenje i zlostavljanje švedskog pisca i slikara Aleksa Muntea, koji je u vili San Michele čini Malaparte i kamorista Ciro, lijepo je ono mjesto gdje se divite biljkama. Divite se i onima kojim znaju latinska binarna imena. Moram vas pitati nešto neobično. Je li možda među izvorima za to poglavlje
bio i liber de cultura hortorum, poznati po naslovu Hortus, srednjovjeknog pjesnika po imenu Valach Fritz Strabo. No, beh, veramente ci siamo basati su, sulle piante che sono veramente presenti nel giardino di cui si parla, che è nella villa di Axelmonte. È un posto molto famoso in Italia e a Capri, perché Axelmonte, chi era Axelmonte? Oggi quasi nessuno ricorda il suo nome, ma lui è stato uno dei più grandi autori di bestseller degli anni 30. Scrisse questo libro, La storia di San Michele, in cui racconta come ha costruito la sua bellissima villa a Capri, anzi ad Ana Capri, la parte collinare di Capri, e allo stesso tempo villa tuttora visitabile, sì, che si può visitare tuttora, ormai è un museo, Villa San Michele, e mescolando le sue esperienze di medico a Napoli e anche in Francia. E un libro ebbe un successo ai tempi del colera. Ai tempi del colera, per cui divenne un libro molto drammatico, e ebbe un successo planetario, venne tradotto in decine di lingue, vendette milioni di copie e fece di Monte una celebrità. E però Axelmonte era appunto un frequentatore di Capri, conosceva benissimo Malaparte, e tra l'altro Monte aveva anche una doppia vita, perché era un informatore del servizio segreto inglese, dell'MI6, e amante della regina di Svezia, nonché amante della regina di Svezia, che aveva anche lei una residenza a Capri, e quindi un personaggio diciamo romanzesco lui stesso. E nella sua villa di Capri, nonostante a Capri soprattutto a quei tempi mancasse l'acqua, fece questo giardino favoloso, lussureggiante, addirittura piantando le stesse piante, le stesse generi di piante che aveva nella sua Svezia, per cui diciamo una cosa molto molto esotica. E il giardino ancora lì si può visitare, è un giardino meraviglioso di una ricchezza straordinaria, e quindi non abbiamo fatto altro che riprendere i generi, le piante, i fiori e gli alberi che sono veramente presenti lì dagli anni 30. Ma la parte organizzata i mucenie ne samo svedsku pista i slikara Muntea, kad to čini u najmivši kamoristu Čira. Isto čini i sa Amedeom Majurijem, arheologom, čovjekom koji je pokazao da je, na primjer, Spilja Sibilina, Lantro della Sibilla, nije bila ondje gdje je pokazivan. U prvom slučaju, u romanu, zlostavljanje Munte možda ima opravdanje, ali u drugom teško. Može li iznuđivanje objašnjenja jedne riječi napisane onim pismom koji mi zovemo rune biti opravdanje za ponižavanje Majurija? Ma infatti l'ha fatta Ciro, non l'ha fatta Malaparte. Sì, lui l'ha. Il camorrista. Nel caso di Axelmonte Malaparte era connivente. Sì. Diciamo nel caso di Ciro, è Ciro che ha preso un po' le redini in mano secondo i metodi della camorra. Non so come pretendere che un camorrista sappia far parlare un archeologo se non con i suoi soliti metodi. Nelle retrovie sta sicuramente, ma la parte del progetto. Beh, bisogna dire, negli anni 30 e 40 insomma c'era il fascismo, e il fascismo si era imposto con le botte, le famose squadre di picchiatori che aggredivano, per chi non conoscesse la storia italiana, già dagli anni 20 diciamo, gli uomini di Mussolini andavano in giro per le campagne a casa di sindacalisti, socialisti, di chiunque diciamo dà fastidio al fascismo. Squadre di 4-5 persone arrivavano con un camion,
entravano nelle case di queste persone, li legavano, gli davano un sacco di legnate e poi soprattutto c'era l'olio di ricino che venivano costretti a bere queste povere vittime. L'olio di ricino, noi lo ricordiamo nel romanzo, era una tortura terribile perché in basse dosi produceva solo, era come un'intossicazione, ma in dosi alte faceva andare all'ospedale o poteva anche uccidere, perché il ricino è una pianta tossica. Quindi, con emorragie intestinali. Sì, poteva portare fino a un'emorragia intestinale, quindi erano cose, oggi ci si ride, è un po' un passato che in Italia è considerato un po' così superato, ma in realtà era una pratica atroce. Quindi la tortura e diciamo estorcere confessioni con la forza era proprio la storia di quegli anni, era una cosa all'ordine del giorno che è nata e morta con il fascismo. Vašu knjigu ja vidim kao važan i velik prilog diskusiji o talijanskom fašizmu. Prošle godine u ovo doba ovdje je gostovao Pennacchi sa kanale Mussolini. Ove godine ste vi. Šta kaže književna kritika u drugim zemljama o tome, o vašem prilogu diskusiji o talijanskom fašizmu? E in Francia, dove Malaparte è molto molto letto, più che in Italia direi, e dove stanno anche progettando di intitolargli un istituto, e infatti ci hanno chiesto già di scrivere alcuni contributi da pubblicare in riviste scientifiche proprio su questa importanza sovranazionale, internazionale che ha avuto Malaparte. Sì, assolutamente sì. E anche perché Malaparte era molto legato alla Francia e addirittura alcuni libri lui li ha fatti uscire in anteprima in Francia o contemporaneamente in Francia e in Italia. Parlava perfettamente il francese, scriveva perfettamente in francese, per esempio il suo famoso trattato sui colpi di Stato, no? Tecnica di un colpo di Stato, lui lo fece uscire in Francia, anche probabilmente per evitare qualche reazione diciamo negativa dal regime fascista. Tra l'altro un'opera oggi ancora leggibile, cioè che ragiona sulla presa del potere con la violenza in un modo che oggi ha ancora qualcosa da insegnarci. E un altro paese dove Malaparte è letto, pubblicato, ritradotto e ricordato è la Spagna. E nonostante, ecco, durante la guerra civile spagnola Malaparte abbia preso delle posizioni diciamo molto forti, la sua rivista Prospettive a un certo punto durante la guerra civile spagnola fece una campagna a favore diciamo dell'ala ovviamente di destra delle forze italiane che erano andate a combattere in Spagna e che avevano commesso dei massacri terribili. Ecco, un'altra caratteristica di Malaparte è che gli piaceva essere amico di, diciamo, di canaglie, cioè di personaggi simili a gangster, gli piaceva diciamo, la vicinanza con persone pericolose. Uno era Amerigo Dumini, che era uno degli assassini Matteotti. L'assassinio Matteotti, lo ricordo, è stato il più importante omicidio politico tra le due guerre in Italia. Matteotti era il principale oppositore di Mussolini, venne sequestrato e ucciso da una piccola squadra di sicari.
E Malaparte era amico del capo di questo comando e mentendo in tribunale lo difese pure nel processo che ci fu durante... Parliamo di giugno 1924. 1924. E poi Malaparte era amico anche di uno dei capi della guerriglia fascista alle Baleari, che fece delle stragi terribili anche di medici, di infermiere, di civili, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questi sono i pesi sulla coscienza che lui aveva e sicuramente che ha avuto fino alla fine. E però era proprio quello che ci interessava, perché un uomo che sicuramente ha commesso degli errori gravissimi, però alla fine ha avuto, diciamo, ha tirato fuori la sua coscienza. E ritorniamo al tema iniziale: che cosa succede nel cuore di un uomo che ne ha combinate di tutti i colori, come si dice in italiano, e che però alla fine fa i conti con il proprio io, con la propria coscienza. Glavne knjige Malapartove kao izvor za ovu vašu knjigu za mene su Koža i Kaput. Prva je bila stavljena i na indeks Librorum Prohibitorum, a druga je tematizirala kompleksnost i zločine u Drugom svjetskom ratu. U jednom poglavlju ove druge, s naslovom Kotarica Ostriga, Malaparte svjedoči o susretima s poglavnikom Nezavisne države Hrvatske Pavelićem, na čijem pisaćem stolu stoji kotarica puna nečega što Malaparte misli da su plodovi mora. Na pitanje gosta jesu li to ostrige iz Dalmacije, poglavnik odgovara, citiram, to je poklon mojih vjernih ustaša, 20 kilograma ljudskih očiju. Ta scena je knjigu učinila prilično neomiljenom u današnjoj Hrvatskoj. Recite nam, kao istraživači Malaparte ova života i djela, kao Malapartijani, ako smijem reći, jeste li uspjeli dokučiti da li je ta scena fiktivna ili je istinita? No. Allora, facciamo una premessa, diciamo, un po' della poetica di Malaparte, perché la questione che cosa sia vero di quello che ha scritto Malaparte, che spesso è di un raccapricciante inimmaginabile, è una questione che si sono posti tutti, anche Liliana Cavani, la regista italiana, che nel 1985 fece un film sul libro La pelle con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. E, abbiamo presentato anche insieme a Liliana Cavani questo libro a Roma e abbiamo parlato di nuovo di questo problema, di questa domanda aperta. Liliana Cavani ha detto di essersi ben informata e documentata prima di girare il film sulla pelle e con testimoni anche oculari, e si è fatta l'idea, la convinzione che tutto quello che ha scritto Curzio Malaparte sia vero. Noi abbiamo una posizione più sfumata, nel senso, non è importante sapere cosa sia vero e cosa no, perché il fine di Malaparte era quello di suscitare in noi quel raccapriccio per la guerra che i nostri cuori assuefatti, induriti, ieri come oggi, non provano più. Perché chi di noi si mette le mani nei capelli per l'ennesima strage nell'ennesima parte del mondo? Nessuno. Continuiamo a mangiare davanti al telegiornale, al massimo si dice poveretti, ma guarda un po', e poi finisce lì. Ecco, ma la parte voleva restituire quella reazione a noi che rimaniamo al caldo delle nostre case, dei nostri divani, delle nostre tavole imbandite, quella reazione che lui ha avuto in guerra, che tutti i soldati, quel raccapriccio e quell'orrore che ha portato tanti soldati in clinica psichiatrica per l'orrore visto e vissuto. Quindi
sia che questi episodi particolarmente da film dell'horror siano veri oppure no, quello che conta è la reazione che essi suscitano. Quindi noi abbiamo provato di fronte a questo, a questa rivelazione di 20 kg di occhi umani in un cesto, quel raccapriccio che dovremmo provare di fronte a un racconto magari per noi tra virgolette più normale di una scena di guerra e che non proviamo più per assuefazione. Ecco, detto questo, do la parola a Francesco perché poi in questo episodio in realtà lo abbiamo messo sotto inchiesta, questo particolare episodio. Come diceva Rita, quando una persona è sveglia gli puoi parlare, ma quando dorme gli devi urlare. Per quanto riguarda l'episodio di Pavelic, nella parte dice che rappresenta un testimone, che era un ambasciatore italiano, che in realtà non ha mai né confermato né smentito questo episodio, cioè la famosa cesta di occhi. Quindi diciamo Malaparte non ha ricevuto smentite a questa cosa. Ci sono altri personaggi che lui ha tirato in ballo e in altre situazioni nei suoi libri che magari hanno detto beh non era proprio così, non ho detto proprio quelle parole, insomma qualcuno ha cercato di come dire, di rettificare. In questo caso no, il diplomatico italiano che era presente non ha detto nulla, quindi questo diciamo lascia Malaparte diciamo, senza una smentita. Pavelic, come sappiamo, non era nelle condizioni di fare nulla e quindi ecco, l'episodio passa alla storia così. Hvala. Glavno mjesto vaše knjige je Capri, locus amoenus na neki način. Vi ste svojom knjigom sastavili himnu ljepotama Capria, ali ste istovremeno opisali pozadinu ljudskih okupljanja i stravu koja će biti posljedica tih događaja. Pohvala ljepoti, a strava od doživljaja. Smatrate li da je Capri primjer za to da zlo voli lijepa mjesta, lijepe kuće, lijepe ljude i lijepo ruho? In tutti i passi in cui abbiamo parlato delle bellezze di Capri lo abbiamo fatto proprio giustapponendo, contrapponendo queste bellezze mozzafiato all'orrore, all'abisso di orrore che esse nascondevano. Non a caso a un certo punto facciamo dire da Malaparte Capri è tutta un abisso, parlando apparentemente dei dirupi, no? Dei burroni, delle rocce a picco sul mare, ma in realtà degli abissi di male e di orrore, di marcio, per usare un aggettivo amato da Malaparte, che questa bellezza albergava. Likovi u vašoj knjizi su pisci od krvi i mesa. Moravija, Elza Morante, Maksim Gorki, Aleksandar Bogdanov, Lenin, Stalin. Na šahovskoj ploči ćirilicom napisana riječ PAM, koju agenti Ovra čitaju kao PAM, nalaze u njoj povod da Malaparte optuže za smrt engleske pjesnikinje Pamele Reynolds. Prozaista novinar i pjesnik optužen da je ubio pjesnikinju. Književnost nije kriminal samo kao igra dušama drugih, nego i kao konkretan život. Znali smo da su pisci opasni ljudi, ali vaša knjiga pokazuje da ih njihov narcizam čini opasnima i po svjetski mir. Kako to da su i ona trojica jadnih filozofa koji jedini
prave neki pokret mirovni i oni surađuju sa tajnim službama. Ma Capri, essendo un posto dove convergevano, dove si riunivano tante persone importanti, aristocrazia, militari, politici, intellettuali, ovviamente era fortemente infiltrata da spie. I fascisti, ma anche gli inglesi, avevano interesse a essere sempre aggiornati su quello che succedeva. Possiamo immaginare che la stessa cosa accada oggi in posti dove c'è la grande mondanità, non so, da Monte Carlo a St. Moritz, sicuramente è anche, diciamo, uno dei temi dei film alla 007, dove ci sono le belle donne e i grandi patrimoni, ci sono sempre anche le spie. Questo è un fatto, diciamo, quasi naturale. Era effettivamente così, cioè Capri era la bellezza, la ricchezza, la mondanità e sotto il marcio, è marcio anche forte. E non abbiamo inventato molto da questo punto di vista, nel senso che anche queste specie di emarginati, queste specie di filosofi di strada che arrivavano dalla Germania o dal nord Europa e poi si mettevano a fare i pittori o gli scultori o i filosofi di strada a Capri, sono realmente esistiti e si sa molto di loro, qualcuno anche aveva casa lì, per cui è tutta una strana umanità di mattoi, di persone piuttosto originali, che aveva il suo posto a Capri, e accanto alle ville dei ricchi. In realtà è un ambiente che non esiste più, perché poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è arrivato il turismo di massa. Per cui oltre agli attori di Hollywood è arrivata quella borghesia che poi si è formata negli anni del boom economico, anni 50, 60, per cui poi l'isola si è un po' riempita, è diventata così un fenomeno economico. Però ecco, quegli anni, non solo a Capri, ma in tante città d'Europa, sono rimasti irripetibili, perché poco prima della Seconda Guerra Mondiale, il libro si ambienta nel 1939, proprio poco prima dello scoppio della guerra, era ancora possibile trovare una festa un nazista e un miliardario americano, perché la guerra non li aveva ancora divisi. Era possibile trovare un scrittore francese e un gerarca fascista, perché l'Europa ancora non si era spezzata per la guerra scatenata da Hitler. È un momento irripetibile della storia d'Europa, perché poi dopo la spaccatura è durata quantomeno fino all'89, ma poi in realtà fino alla caduta della cortina di ferro, ma poi sappiamo benissimo che questa spaccatura c'è ancora oggi, lo vediamo tutti. E quindi era proprio la fine di un mondo. Volevamo anche dare questa sensazione, che Malaparte nei suoi libri trasmette benissimo, di un mondo che è svanito per sempre e che dentro di sé ovviamente aveva tanto male, perché l'Europa tra le due guerre e l'Europa anche dei movimenti totalitari. Ma aveva anche tanto bene, c'era tutto sommato ancora un minimo di fratellanza tra i popoli, o comunque di tolleranza reciproca, che poi dopo è sparito, perché è arrivata l'Europa delle barriere e è arrivato il mondo delle barriere. Non so come siamo messi col tempo, io ho ancora 7 minuti. Ok. Da imaju vremena potpisivati knjige. U vašoj knjizi Malaparte na više mjesta izražava divljenje prema Americi. To divljenje je jedna od konstanti u knjizi. Europu naziva trulom,
rat smatra izgubljenim prije no što je počeo, bombama vertikalnim koje će padati američkim i tako dalje. Dopustite mi da vas pitam, da li bi u današnje doba s američkim ratovima po svijetu Malaparte ostao pri svome mišljenju? Assolutamente sì, perché anche all'epoca non era un'ammirazione che dava un giudizio morale. Malaparte è molto sottilmente polemico quando dice, quando sostiene di ammirare l'America. Lui ammira l'America come si ammira un capo gangster che è riuscito a vincere tutte le guerriglie contro le cosche avversarie, e dice male per l'Europa non aver fatto come loro. Ma il giudizio morale proprio per questa prospettiva dalla quale Malaparte ammira l'America, il giudizio morale è di condanna, proprio come è di condanna quando si dice di un capo gangster: quello è il più cattivo di tutti, quello è colui che non si è fatto scrupoli di sorte e che quindi è andato avanti schiacciando tutto, e chi ha perso perché non ha avuto il suo coraggio bestiale di schiacciare tutto. Infatti Malaparte dice: l'America si sente il gendarme del mondo, il salvatore del mondo, dice, per cui ha questa purezza, ma purezza non autentica, ma di ciò che l'America crede di se stessa, di ciò che come l'America vede se stessa, e va avanti perché crede di essere nel giusto. Tutto sommato, il ritratto che Malaparte fa dell'America potrebbe essere il ritratto che oggi si può fare di un guerrigliero dell'ISIS. Va avanti e perché crede di essere nel giusto e quindi non si ferma. E un altro rimprovero sottile che Malaparte fa all'Europa è che questa creatura è frutto di un parto mostruoso dell'Europa. L'Europa è marcita così tanto che si è guadagnata questa liberazione verticale, cioè le bombe dell'America. Tutto sommato è un modo di vedere le cose molto antico. Quando ci siamo occupati della nostra serie barocca, Imprimatur, Secretum Veritas, eccetera, quando c'era un'epidemia di peste o lunghe guerre, la prima cosa che i medici, ma anche i politici, gli strateghi militari, i consiglieri dicevano, era che questa tragedia, la peste o la guerra, comunque veniva per una causa: i nostri peccati. E Malaparte vuol dire questo, cioè l'Europa è in marcia e si è meritata la liberazione, tra virgolette, dell'America. Grazie. Imam još jedno pitanje. Vaša knjiga nažalost nije dobila premiju Strega. Pročitao sam negdje ovoga ljeta da ste vi načinili piće Strega kome me, Strega kao ja, koje je mješavina šampanjca i čuvenog likera Strega. Imate li koju bočicu sa sobom da ga probamo? La domanda è giusta, perché avevamo qualche bottiglietta ancora, l'abbiamo portata in regalo a vari amici, purtroppo non l'abbiamo potuto portare qua, le abbiamo finite, anche perché è una creazione di un barman romano, ha il copyright, lo può fare solo lui, noi non lo possiamo riprodurre. Va bene, possiamo. Sì, bene, sì.
è tutto, grazie per averci seguito. Grazie a voi. Grazie a voi. Hvala Sinan Lugurđeviću, Ritim Naldi i Francesku Sortiju, Erike Koparčić. Vas sve pozivam da se malo odmorite u 19.30, ovdje je Goce Smilevski, a nakon toga u 21 sat Dubravka Ugrešić. Hvala vam lijepa.